questi webinar hanno avuto un notevole successo sia a livello nazionale, vedo lo stanno discutendo anche a livello regionale. Allora, l'idea è venuta a me, Claudio, di fare questo convegno sulla falsariga dei convegni nazionali, un po' perché uno dei più grossi problemi di questi periodi è l'abbandono, quello percepito, sia dagli atleti ma anche dagli allenatori, non aver più contatti con altri, non aver più la possibilità di confrontarsi o altro. E quindi ritrovare un po' tutti gli allenatori della Toscana ci faceva piacere. E un po' perché nei webinar a livello nazionale si parla di argomenti soprattutto relativi a atleti di alto livello. Abbiamo buttato giù con Claudio due o tre idee che nelle prossime settimane probabilmente vi proporremo. Oggi intanto volevamo fare una prima chiacchierata. E Claudio mi ha già fatto vedere gli argomenti, parlerà in modo abbastanza approfondito su qual è l'attuale, quindi ai tempi del coronavirus in Toscana, sia da un punto di vista psicologico, ma soprattutto da un punto di vista fisico del movimento, cosa si può fare e cosa non si può fare, con riferimento ai nostri ragazzi e non più come giustamente è stato trattato a livello nazionale per gli atleti semplicemente voluti. Ho partecipato sabato a un interessante seminario, a webinar anche questo a Roma, nella quale un paio di relatori hanno posto il focus sui risvolti psicologici, su alcuni risvolti psicologici che forse non tutti sono chiari. Farvi vedere tre diapositive che ho tirato fuori dai contenuti di quel seminario. La prova a condividere lo schermo. Si vede? Vedete lo schermo? Sì, perfetto. Ok, allora, il primo Sì. concetto, la ripresa degli allenamenti è prevedibile. È prevedibile perché tutti stanno forzando per riprendere gli allenamenti. Il Presidente del Consiglio stesso ha previsto che a breve ci sarà la possibilità sia di correre in modo libero, ma anche di allenarsi per il calcio, per altri sport di squadra. Quindi non vedo perché a breve non ci sia la possibilità, magari con opportuni accorgimenti, di ripartire anche con tutti gli allenamenti di tutte le specialità dell'atletica. Il problema è che la calendarizzazione degli obiettivi è possibile a livello assoluto per il momento, forse la cosa più prevedibile è l'Olimpiade in questo momento, ed è assolutamente imprevedibile a livello giovanile. Nessuno ha ancora le idee chiare, si sente dire a Roma una cosa, a Milano un'altra, a Firenze un'altra ancora. Anche perché ci sono delle differenze notevoli sulla gestione del Covid da parte delle varie regioni, quindi ci saranno delle riaperture scaglionate o cose simili. Allora, il problema è questo da un punto di vista politico. Saremo disposti a far partire alcuni sport e altri no? Perché non tutti hanno le stesse possibilità, le stesse capacità di ripartire. Poi all'interno dell'atletica ripartiranno tutti gli eventi o solo alcuni? Ci sono degli eventi che possono essere svolti senza condivisione. Mi viene a mente una gara di sprint, nessuno tocca le cose degli altri e possono correre in corsie separate, non c'è contatto, non c'è nulla, non vedo perché non si possa farla. Mi torna più difficile far ripartire un salto in alto, dove tutti atterrano sul saccone che andrebbe disinfettato ogni momento. Quindi se vogliamo fare fiscali e contenere a mantenere il distanziamento e non toccare gli oggetti che ha toccato un'altra persona, la velocità riparte, il salto in alto Roberto, ti abbiamo perso. no. E poi la cosa più brutta, pompando più di tutte, sono purtroppo quelli con più interessi commerciali, che guardate caso sono quelli meno sicuri, perché il contatto che c'è nel calcio o da altre parti non c'è sicuramente nell'atletica. Di sicuro. Rischieranno di più dei calciatori che maneggiano un pallone condiviso che si toccano, si spingono, o un saltatore in alto che per un secondo sta nella zona di caduta dove c'è avuto altre persone. Sono tutte domande alle quali nessuno di noi, nel governo, negli organismi politico-sportivi, sono in grado ancora di rispondere. L'ultima diapositiva con un concetto. Siamo disposti quindi a far ripartire gli atleti giovani senza obiettivi? La cosa importante, che lo ripeterà anche Claudio, è attenzione a non dare fatica
partiamo, perché fra un mese rigareggeremo, fra due mesi partiamo con un'unica certezza, che non abbiamo certezze. È difficile un programma di lavoro perché gli obiettivi non sono né certi né condivisibili. La prima cosa che ci insegnano ai corsi istruttore, Madella fu l'esperto di questa cosa, diceva che la prima cosa da fare è condividere con gli atleti degli obiettivi certi. Purtroppo in questo momento non possiamo farli. Quindi la base sulla quale si fondano tutti i nostri insegnamenti ai ragazzi è falsata. Staremo a vedere. Però, vi ripeto, il consiglio che vi do, e qui chiudo, non date falsi obiettivi ai ragazzi. Ditegli anche loro che al momento non abbiamo certezze. Ci dobbiamo iniziare a riallenare, questo è vero, ma non sappiamo quando rigareggeremo. Ecco, questo punto, passo la parola a Claudio che interventi e parleremo di tutto il resto. Grazie. Grazie. Lo vedete? Sì. Perfetto. Ok. Sì. Allora, intanto buonasera a tutti. Ma Maurizio è arrivato, scusatemi perché non l'ho visto. Sì, l'ho fatto. Ci sono. Ciao Maurizio, ciao. Bene. Allora, grazie Roberto perché questa premessa, questo intervento breve che hai fatto però ha già dato il quadro comunque della situazione, una situazione che è nuova sotto ogni punto di vista. Dobbiamo affrontare comunque tutti insieme qualcosa del quale non abbiamo un'esperienza, nessuno in questo ci può aiutare. Mi riallaccio brevemente a quello che diceva Sant'Angelo prima, ossia cosa cerchiamo di fare con questi incontri. Allora, l'idea è quella di partire stasera facendo il punto della situazione, ossia come siamo messi in Toscana, chi è che riesce a allenarsi, chi non si allena, chi ha la possibilità di usufruire di un tapis roulant piuttosto che una cyclette, cose di questo tipo. Fare insieme un attimo il punto della situazione e poi sostanzialmente cercare di organizzarsi attraverso le esperienze che tutti possono portare all'interno della costituzione di un gruppo di lavoro che abbiamo cercato di mettere a disposizione di tutta la Toscana, utilizzando cosa? Le risorse che il Comitato Toscano ha sostanzialmente. Quindi abbiamo pensato, insieme a Maurizio, Massimiliano e a Roberto, di fare un gruppo di lavoro con degli obiettivi. Obiettivi però che si traducano in proposte non solo metodologiche, ma anche proposte che intendano far sì che ci sia un interscambio continuo di esperienze. L'idea di partenza è quella di facilitare la condivisione di esperienze che stiamo vivendo in questo momento, perché partiamo da un secondo, Claudio. Attraverso la corsa, altri no, cosa fare, come farlo, cose di questo tipo. Trattare argomenti che siano di interesse comune, nel senso che alla fine di questo incontro avremmo pensato di fare così, che presentate delle richieste precise di argomenti su cui trattare, e nel giro di pochi giorni riuscire attraverso questo team abbiamo l'apporto di forze nuove all'interno del team di questo gruppo di lavoro, cercare di trattare gli argomenti che maggiormente interessano i tecnici della Toscana. Abbiamo pensato di fare un gruppo di lavoro però che non sia chiuso, nel senso che non solo dare la possibilità, ma accettare veramente con grande entusiasmo tutti coloro che vogliono partecipare a questo tipo di attività. Un gruppo di lavoro che inizia sostanzialmente oggi, ma si proietta per noi anche nel futuro. In questo momento forse il punto cruciale è cercare di gestire questo periodo, ma
quando comunque ci sarà una ripresa graduale attraverso tutta una serie di fasi, di step, eccetera, eccetera, arriverà comunque un momento in cui si tornerà a una pseudonormalità. Ecco, questo gruppo di lavoro ha intenzione di continuare anche successivamente, utilizzando lo stesso mezzo, sia questa possibilità nel giro veramente di pochissimo, stando seduti ognuno comodamente a casa propria, di colloquiare tra noi, scambiarsi idee e comunque continuare a fare formazione. Un tipo di formazione che ovviamente è leggermente diversa da quella alla quale siamo abituati, dei seminari e dei convegni. Scusate, ma ho avuto diverse videoconferenze al lavoro, perché anche in ufficio siamo organizzati in questo modo. E dicevo, non deve, a mio avviso, sostituirsi a quello che avevamo, quindi all'incontro vero tra persone. Credo che le due cose possano tranquillamente andare avanti di pari passo, perché questo è un sistema che ha un sacco di vantaggi. Quello di essere, come qualcuno l'ha giustamente definito, a chilometro zero, quindi praticamente a costi zero o quasi, dà la possibilità questo sistema di far intervenire anche ospiti esterni alla regione, perché no, anche qualche tecnico straniero, sfruttando le conoscenze e le capacità che gli allenatori hanno in questo momento. Mi riferisco in modo particolare a Maurizio, che sta facendo un'esperienza internazionale importante, sta allacciando tutta una serie di contatti e di rapporti con coach al di fuori dell'Italia, quindi perché non organizzare attraverso questo sistema dei webinar degli incontri anche con tecnici stranieri. Ecco, questa è l'idea di fondo che perdonerete se non è ancora una forma definitiva, perché ci stiamo lavorando in questi giorni insieme a tutto il lavoro che facciamo per le attività che costantemente continuiamo a portare avanti. Allora, ci interessava sapere da voi, magari finita questa brevissima presentazione, vorrei coinvolgere Maurizio su alcuni aspetti, e poi ci piacerebbe sentire, coordinati sicuramente da Massimiliano, come sostanzialmente state, più che lavorando, qual è la situazione dei vostri atleti, delle vostre società. So che qualche società ha dato delle indicazioni precise ai propri atleti, proprio di non uscire, di non andare a correre. Altre società che hanno la possibilità invece di gestire, ad esempio, direttamente il campo alla riapertura, hanno già ipotizzato un'organizzazione della ripresa degli allenamenti quando sarà scaglionata, facendo delle fasce orarie, dividendo in settori e le aree e cose di questo tipo. Credo siano tutte cose che comunque, oltre a interessare il comitato in modo particolare, possano tranquillamente essere condivise, e sicuramente sono degli spunti non solo di discussione ma anche poi da riportare a casa. Sì, però... Credo che in questo momento le domande che ognuno di noi ha da fare sono molte. Ho cercato di riepilogarle in questo quadro sinottico, ma ce ne saranno sicuramente altre. Quando sarà la ripresa dell'attività all'aperto? Quando riaprirà l'attività? Come sarà? Ha già parlato Roberto sulla possibilità di effettuare determinati tipi di competizione piuttosto che altre. Vedo difficile a breve fare gare di mezzo fondo, ad esempio. Ma poi anche altri problemi, tipo come mantenere alta la motivazione degli atleti, che tipo di attività tecnica come allenatori possiamo fare in questo momento. Uno dei problemi che sta assillando un po' il mondo degli allenatori, soprattutto per quanto riguarda le fasce giovanili, è la paura di che ci sia un precoce abbandono dell'attività alla riapertura. E questo dovuto al fatto che magari in questo periodo alcuni giovani distratti e sottratti all'impegno quotidiano, trisettimanale, quadrisettimanale che avevano, possono optare per altre strade.
comunque sia, le domande più pressanti riguardano quando riprenderà l'attività e qual è il calendario di gare. È evidente che queste siano le domande che a noi interessano di più, perché attraverso la risposta a queste domande è possibile formulare una programmazione che abbia un senso. Questo però credo che sia rivolto in modo particolare alle categorie, perlomeno dagli junior in su, perché il calendario delle competizioni avrà sicuramente una scarsa correlazione con le categorie giovanili. Mi riallaccio subito a quanto ha detto in apertura Roberto. Qui dobbiamo stare, a mio avviso, molto attenti nel fissare degli obiettivi e nell'instaurare nei giovani delle false aspettative. Ora, noi non mi sembra magari l'occasione, ma non dico niente di nuovo nell'affermare che per le categorie giovanili, mi riferisco in modo particolare alle categorie cadetti, ma anche alla categoria allievi, la gara è una crescita per far sì che i nostri giovani atleti un domani diventino dei veri protagonisti nei campi di atletica leggera. Non deve essere ovviamente la finalità del programma di lavoro che stiamo organizzando, comunque è un momento importante per il giovane, perché rappresenta il momento in cui si confronta con se stesso, e comunque un forte stimolo anche per il cadetto sapere che deve partecipare alla terza giornata di CDS, che comunque ha la possibilità di qualificarsi per una rappresentativa, cose di questo tipo. È chiaro, è molto motivante, questa motivazione va coltivata, perché la motivazione è alla base poi della costanza, della perseveranza in una disciplina è abbastanza complicata come quella che alleniamo. Cosa fare quando siamo a casa? Ora coinvolgo anche da subito Maurizio su questo punto, poi capirete anche perché. Qualcuno ha scritto che la corsa può essere sostituita solo dalla corsa. Questa affermazione mi trova molto d'accordo, perché è molto difficile trovare qualcosa di alternativo che abbia soprattutto la stessa efficacia. Ritengo però che bisogna fare un po' di necessità virtù e magari approfittare, questo è un pensiero sul quale ho lavorato molto, in modo particolare con il gruppo di atleti che alleno, ma è anche una cosa che ho condiviso con tutti coloro con i quali ho avuto dei contatti in queste settimane. Ritengo che sia il momento assolutamente più opportuno per la lavorare sui punti deboli di ogni singolo atleta, grosse difficoltà che hanno nell'allungamento, nella mobilità articolare. Questo può essere un momento importante per rafforzare questi punti deboli. Non sto a farla molto lunga, ma a casa è possibile fare tutto ciò che magari per mancanza di tempo o alcune volte perché siamo presi da altre cose curiamo forse un po' meno, e sicuramente curano ancora meno i ragazzi quando vengono al campo d'allenamento. Qui ho solo indicato alcuni punti, ma potremmo comunque fare un approfondimento su queste cose. Mi sono permesso di dare alcune indicazioni di carattere generale sulle quali possiamo ritornare dopo con domande e approfondimenti. Beh, viene da sé che è importante e fondamentale mantenere un buon livello di forza, sia soprattutto per quanto riguarda la forza a carattere generale, ma qualora sia possibile anche quella speciale e specifica. Per coloro che riescono a correre in questo momento mi sembra opportuno ridurre l'intensità dell'allenamento, perché tra le altre cose il fatto di stare tra virgolette segregati in casa, c'è uno studio molto interessante che è uscito in questi giorni e sta portando una sorta di precoce depressione anche nelle categorie giovanili. Associato a un'attività particolarmente intensa, sembra che questa cosa provochi anche disturbi del sonno importanti. Chiaramente la fantasia è sempre stata una freccia nella nostra a disposizione per noi allenatori
per far sì che venga meno la monotonia nella quotidianità dell'allenamento? Beh, in questo momento più che mai è importante averne molta per cercare di sostituire tutte quelle attrezzature tradizionali che siamo abituati a utilizzare come over, ostacoli e quant'altro, e cercare invece per coloro che non hanno spazi a disposizione, non tutti hanno la possibilità di usufruire di un giardino, di un androne, di un garage ampio, riuscire a fare tutto quanto è possibile comunque fare a casa. È chiaro che in questo momento anche l'utilizzo di semplici bottiglie d'acqua possono sostituire ragionevolmente dei piccoli pesi. Ho sottolineato in rosso l'utilizzo della funicella, che può essere tranquillamente fatta con tutti i benefici che non sto a ricordarvi in questo momento che può portare. La possibilità di fare le scale, quindi sostituire le scale a delle salite, ai classici gradoni, ai balzi, per tutti coloro che hanno la possibilità magari di uscire fuori. Chiaramente alla ripresa dell'attività, e di questo ne parleremo magari in maniera un pochino più specifica, mi piacerebbe lo facesse subito a ruota Maurizio, è importante usare molta molta gradualità, e la ripresa sarà una cosa diversificata, perché è estremamente diversificato il tipo di attività che viene fatto. Oggi ci sono atleti che sembra non abbiano quasi subito questo lockdown, perché abitano in zone praticamente di aperta campagna e si sono allenati quasi quotidianamente senza grossi problemi. Di contro abbiamo atleti che, abitando in un condominio, magari centro città, non hanno avuto la possibilità nemmeno di fare una passeggiata intorno al quartiere, perché poi anche qui c'è una legge nazionale, poi ci sono le varie disposizioni dei presidenti di regione, e poi c'è anche l'attività giuridica che ogni sindaco di comune intende applicare secondo il proprio punto di vista. Mi sono permesso di inserire anche cose sicuramente banali, ma viene da sé che in questo momento bisogna continuare a idratarsi molto. Non è solo una prerogativa che va propria dell'attività fisica. In questo momento l'idratazione è una cosa molto molto importante, come se è molto indicato, visto il tipo di vita che conduciamo, sicuramente sbilanciare la dieta un po' più nella direzione delle proteine piuttosto che dei carboidrati. Cercare, questa è una cosa a mio avviso molto importante, per quanto possibile di esporsi comunque al sole per alcune decine di minuti al giorno. Una cosa che facciamo normalmente a casa al momento, questa è l'unica possibilità che abbiamo per poter rigenerare un po' di vitamina D e quindi rafforzare le nostre difese immunitarie. Se entrate nel sito della FIDAL troverete un PDF che ha fatto proprio Maurizio, che contiene delle indicazioni tecniche specifiche proprio nel mezzofondista. Di queste ne parlerà Maurizio, solo riepilogato i titoli di questa belle indicazioni molto precise che ha fatto Maurizio, sono accompagnate anche da un bel video di circuit training che viene fatto in salotto, quindi ci fa vedere come sia possibile fare con attività che abbia una grande attinenza con quello che siamo abituati a fare anche in casa. Il problema di tutto quello che facciamo in casa è un po' la monotonia, e in modo particolare di questa cosa ne vorrei parlare, sono un po' la mancanza di motivazione, cosa che invece abbiamo quando andiamo al campo. Alcune indicazioni per chi ha una cyclette. Allenando atleti che fanno anche triathlon, e in modo particolare avendo lavorato un po' con un paio di squadre di nuoto che avevano tanti atleti che facevano triathlon,
per quanto riguarda la combinazione bici-corsa, l'indicazione che potremmo dare ai tecnici, che poi trasmettono agli atleti, è quella di evitare sedute di pedalate a stimolo continuo per molti molti minuti, ma inserire invece sedute con variazioni di velocità anche brevissime, breve e medie, in cui l'elasticità cardiaca è molto molto stimolata. Un accorgimento per cercare di utilizzare in modo importante, stimolare l'utilizzo delle caviglie, è quello di pedalare a sella alta. E una cosa che non viene quasi mai fatta, però occorre imparare un briciolo di tecnica, è inserire delle sedute magari di non più di 10-15 minuti o anche sotto forma di proprio di prove di ripetute di fuorisella, quindi si pedala in piedi e si sta sui pedali. Chiaramente ci vuole un minimo di adattamento a questo tipo di pedalata, per chi non è abituato può risultare particolarmente complicato. Ricordatevi che la cyclette può sostituire l'utilizzo che facciamo nella corsa quando facciamo circuit training modificato al campo per coloro che utilizzano questo mezzo di allenamento. Quindi possiamo pensare di fare dei mini circuiti di forza e salire subito in sella alla cyclette, fare delle pedalate per 2-3 minuti, magari anche a intensità importanti, e poi ripartire. Chiaramente questo è un doppio lavoro che ha un'incidenza non solo dal punto di vista dello sviluppo della forza, ma anche in modo importante dal punto di vista metabolico. È consigliabile, per non appesantire troppo il gesto nel momento in cui riprendiamo a correre, alternare sedute alla cyclette con sedute contenenti esercitazioni di rapidità. Ma questo è solo un breve cenno, poi sia attraverso le domande sia attraverso quello che vi dirà dopo Maurizio faremo degli approfondimenti. Una cosa che secondo me non va sottovalutata è che la paura del drop out e la paura di perdita di motivazione siano solo come dire, imputabili al singolo atleta. Credo che in questo momento l'attività tecnica da questo punto di vista abbia un'incidenza importantissima, cioè l'attività che noi riusciamo a fare anche stando a casa avrà un impatto notevole per evitare, soprattutto con i giovani, il drop out e per cercare di mantenere alte le motivazioni. Questo non solo con i giovani, che già non è facile, ma anche con gli adulti che sono abituati a svolgere un'attività fisica, quindi sedute d'allenamento con la finalità poi di partecipare a un campionato, a una gara e quant'altro, non sapendo quando è il momento di gareggiare, chiaramente la motivazione decade. Allora l'idea comunque in questa situazione è che come allenatori dobbiamo necessariamente, per tutti i motivi che ho detto prima, ma ce ne sarebbero altri, fare un programma d'allenamento ovviamente alternativo per tutti coloro che non possono correre, però è importante ora più che mai, credo, il programma d'allenamento. Claudio, cioè deve essere, ma non perché sì. Pronto? Ti abbiamo perso un attimo. Mi sentite a me? Sì. No, ok, grazie. Finisco velocissimamente. Ho trovato molto utile, è un'esperienza che sto facendo, vorrei così condividerla con voi. Ho trovato molto utile mantenere un orario di allenamento, lasciare a libero arbitrio ai ragazzi, mi alleno la mattina piuttosto che pomeriggio, piuttosto che quando voglia. Più o meno tutti hanno delle video lezioni, abbiamo fissato, visto tanto almeno qui a Grosseto stanno più o meno tutti a casa, non riescono a correre, abbiamo fissato che alle 17 alcuni giorni, alle 17:45 altri giorni ci alleniamo tutti insieme. Abbiamo cercato, il gruppo che alleno, ma sento una cosa condivisa anche da altri, di mantenere l'idea del gruppo
gruppo, di farli allenare tutti insieme, anche se a distanza. Quindi il fatto di essere collegati tra loro, molti usano Zoom, visto i ragazzi, altri ragazzi utilizzano altre piattaforme digitali, però comunque un modo per mantenere l'idea del gruppo. Credo sia importante che sia il tecnico a dirigere la seduta d'allenamento. Io quando ho problemi di lavoro in questo momento, insomma, sono molte ore in ufficio, lo faccio fare all'atleta più esperto. Però l'idea di avere qualcuno che controlli e dirige l'allenamento, anziché lasciarlo al libero arbitrio loro, pensibile, possiamo andare a correggere eventuali errori tecnici, chiaramente limitati a quello che riescono a fare a casa. Ma se fanno un'accosciata, se fanno delle spinte su avampiede, un movimento per sviluppo lucente che non è corretto, è importante essere lì sul pezzo come quando siamo sul campo e cercare di portare degli accorgimenti. Per gli atleti, ma anche per noi stessi, monitorare gli allenamenti secondo me è importante. Mi sembra fondamentale per coloro, tutti coloro che allenano un gruppo, mantenere viva l'idea di questo gruppo di allenamento. Ed è un po', non so se si vedono i video, spero di sì, un po' un modo di stare distanti, ma comunque sempre in gruppo. Non è nulla di nuovo, è quello che facciamo, credo, tutti attraverso vari sistemi. Ora, io non so se la cosa può interessare, però avevo presentato due brevi video di alcune cose che possono essere fatte per andare a sviluppare quello che non sempre viene fatto quando siamo al campo, spesso per mancanza di tempo, e che possono tranquillamente essere sostituiti con esercizi che possiamo fare a casa. Magari ve le faccio vedere velocissimamente, dopo ne parliamo. Ecco, questo è il terzo step di queste esercitazioni. Vi verrà inviato tutto il materiale che stiamo mettendo insieme. Questo è un video che è già presente sulla piattaforma digitale della FIDAL, perché è un video che abbiamo ideato con Antonio Dotti, anche se a distanza, questi sono i figli, che fanno tutta una serie di esercitazioni per procettività. Taglio qui, il video dura 4 minuti, però sono idee magari per chi può avere interesse a sviluppare queste cose con esercizi magari un po' diversi. Concludo segnalandovi una cosa. Quello che presento credo che sia il primo articolo che è uscito, che è stato pubblicato in merito all'emergenza Covid-19 dal punto di vista sportivo. Ne sono usciti altri successivamente. L'ho trovato particolarmente interessante perché gli autori, tra i quali riconoscerete sicuramente, molti di voi conoscono Gian Nicola Bisciotti per tutte le pubblicazioni che ha fatto in modo particolare nel mondo del calcio, l'ho trovato molto interessante perché nonostante parli di football, lo vedo molto legato all'attività che molti tecnici fanno, e quella in modo particolare di allenare anche atleti master e amatori in genere. Attenzione ai soggetti che hanno in questo periodo contratto il Covid-19, perché la ripresa non sarà estremamente semplice, dovrebbe essere molto molto graduale, in modo particolare estremamente monitorata, possibilmente si raccomandano senza di danni dal punto di vista di polmonite virale, ma anche problemi al miocardio, al fegato, ai remi, al sistema immunitario in genere.
raccomandano quindi fortemente una ripresa estremamente guidata. Io ho pensato al mondo degli amatori, ma è possibile pensarlo ovviamente a tutti coloro che purtroppo hanno contratto o pensano di aver contratto questi sintomi e non sono stati sottoposti a tampone per una verifica. Ecco, io volevo presentare velocissimamente solo queste slide per darvi uno spunto su cui poter discutere magari stasera, perché forse stasera era il momento di fare un po' il punto su questa situazione, chiedere cose, invitarvi a farci delle proposte. Personalmente mi sono già arrivate, credo un po' veicolate dallo stesso soggetto, però mi sono già arrivate 4-5 proposte sullo stesso argomento, che poi girerò a Massimiliano e agli altri collaboratori, ne parleremo. Quindi adesso vorrei lasciare la parola a Maurizio per fare un approfondimento su questi punti. Mi dispiace Maurizio, la cosa è nata un po' velocemente, ti volevo mandare le slide e poi non ce l'ho fatta nemmeno a mandartele. Dopodiché facciamo, guidati da Massimiliano, un po' una panoramica di quella che è la situazione e poi domande e approfondimenti. Maurizio, se ti puoi collegare con l'audio intanto. Allora, intanto vi saluto, mi fa piacere vedervi numerosi, era da tanto che non interloquivo, anche se così in maniera virtuale, con dei tecnici della Toscana, e questo mi fa molto piacere. C'è da aggiungere poco e voglio essere brevissimo, perché alla fine l'importante, la cosa più utile, è capire le vostre esigenze e creare un dibattito costruttivo. Ad aggiunta, ma più che aggiunta, al rinforzo a quello che hanno già detto benissimo Claudio e Roberto, direi che se è vero il motto che sotto pressione si fanno i diamanti, usciremo da questa pandemia ricchissimi, nel senso che avremo veramente una situazione dove dovremo ingegnarci tantissimo, e se riusciremo a farlo riusciremo a ottenere dei risultati comunque buoni, nel senso che sarà uno stimolo per far qualcosa di nuovo, e sono convinto che questa cosa possa avvenire, perché lo sto già osservando con tanti miei atleti che alla fine si stanno arrangiando e mi stanno sorprendendo anche a me, onestamente. Quello che vorrei dire sulla motivazione, e questo sarà uno spartiacque. È vero, molti di voi lavorano con ragazzetti molto giovani, per cui vanno educati, motivati da quel versante. Però io ho osservato su un gruppetto che ormai non è giovane, ma non è assolutamente di una categoria promozionale, si parla di promesse, giù di lì, quei 4-5 che seguo, chi effettivamente vuole correre e chi effettivamente un attimino lo fa tanto questa compagnia, il che è lecito, va benissimo e ben venga che venga al campo, perché fondamentalmente la stragrande maggioranza delle società sono, si basano e sostentano sul corsismo. Quello che, come ha detto bene Roberto, quello di tenere bene il fuoco della motivazione alta senza dare dei falsi obiettivi è una cosa sacrosanta, nel senso che è impossibile ora ipotizzare delle date di rientro. Noi sappiamo che l'8 maggio avremo la deadline da parte della Francia per sapere se il campionato europeo di Parigi verrà effettivamente fatto oppure no. È poco credibile che venga fatta questa cosa, anche perché, per darvi dei numeri, la Francia ha esteso il loro lockdown sportivo fino al 31 luglio, per cui loro potranno eventualmente rigareggiare il 1° di agosto. Questo ci fa capire, come dicevo prima, chi effettivamente sarà ben motivato, chi ha un'attenzione interna e chi ha un'attenzione esterna. Potrebbe essere un ottimo momento per parlare molto di più con i nostri ragazzi, proprio per cercare di farli comprendere effettivamente cosa vuol dire lavorare per seguire un obiettivo anche quando l'obiettivo non lo vedi.
questa è una cosa molto importante per poi effettivamente alzare l'asticella. E abbiamo detto, ho sentito Claudio dire una cosa intelligentissima del sole, è assolutamente vero, basta pensare ai paesi nordici in inverno quante percentuali di suicidi e via discorrendo. E altra cosa, segnalo che l'esposizione al sole la radiazione ultravioletta del sole è lo stimolo biologico, la radiazione ultravioletta nell'attivare la vitamina D, per cui vedo dai social che molti ragazzi e ragazze si mettono al sole proprio a prendere o sul balcone o sul giardino per abbronzarsi, va benissimo, ben venga che lo facciano. L'unica cosa, ecco, per fissare la vitamina D, la crema solare mettiamola un quarto d'ora dopo l'esposizione, altrimenti la crema solare impedisce la radiazione ultravioletta di entrare nella pelle e di attivare la vitamina D. Altra cosa, alla ripresa, la ripresa sarà assolutamente soggettiva. Io ho per esigenze federali ho fatto il giro un po' di tutti gli atleti d'Italia per sentire un po' le situazioni, e c'è chi in casa ha addirittura la piscina col tapirulan dentro e c'è chi invece è messo male. In Lombardia sono particolarmente messi in maniera veramente sono messi male, perché non c'è bisogno anche di spiegarlo. Da questa cosa bisogna un pochino ottimizzare. Abbiamo fatto dei video, adesso poi magari ve li faccio rivedere, faccio vedere qualcosa, i punti e tutto, e poi magari mi fate delle domande o comunque se ne parla sopra. E, ovviamente l'allenamento in situazione normale è comunque è una proposta individualizzata all'atleta, e in questa situazione ancora di più lo è. Nella ripresa quello che consiglierei è riprendere in maniera graduale, ed è ovvio, però fare anche delle valutazioni proprio in maniera più ristretta nel tempo, più dense nel periodo, in modo da vedere l'andamento, capire un attimino quello che si è allenato sicuramente di più, quello che non si è allenato un pochino di meno e via discorrendo. Nell'attività a casa segnalo un'altra cosa. I ragazzi sono molto più bravi di noi a utilizzare le tecnologie, per cui ben venga l'utilizzo della piattaforma, come ha ben detto Claudio, c'è Zoom che per 40 minuti che questa piattaforma qui è gratuita e non si scollega, per cui sarebbe è un'ottima piattaforma. Soltanto c'è questo discorso qui dei 40 minuti, o possiamo fare l'upgrade che costa sui 18 euro al mese. Se no, vi segnalo un'altra piattaforma, magari ve la scrivo, si chiama Just Meet, quella è completamente gratuita, non c'è bisogno neanche di fare l'iscrizione, può gestire addirittura anche 200 persone, non penso che nessuno di voi abbia 200 atleti, che può essere di ausilio sia per controllare ma anche per stimolare i ragazzi a trovarsi tutti insieme e fare due chiacchiere. C'è stata un'iniziativa, appunto, delle due promesse, De Marchi e Selvarolo, che si sono messi sui rulli domenica scorsa, hanno fatto 1:20 sui rulli, hanno fatto una diretta Instagram. Queste cose qui sono veramente bravi, ragazzi. In più, tutti i vari device, tipo Garmin, Polar, che hanno delle piattaforme online, effettivamente ci possono far capire un po' dell'allenamento. Io spero e mi auguro che i vostri ragazzi riescano un minimo a correre, perché effettivamente ho scritto, io ho redatto questa specie di vademecum che è online sul sito della FIDAL, però non mi permetterei mai di poter affermare che la specialità che alleniamo noi possa essere sostituita con l'attività a casa, perché se passa questo messaggio a me mi devono stracciare il tesserino da allenatore, assolutamente. Se c'è una possibilità di poter correre intorno all'isolato, in alcune situazioni c'è, in altre no, sto notando che la discriminante è dovuta molto al vicinato, sfruttiamola in maniera intelligente. Quello che vi consiglierei è cercare di ridurre assolutamente le intensità, i carichi, i volumi, insomma ridurre tutto, perché alla fine bisogna fare un mantenimento, e soprattutto però
non fare solo dare il solito stimolo, cioè comunque creiamo un programma che sia variegato, che possa dare uno stimolo di resistenza, un minimo di potenza, un lavoro alla VAM, una ripetutina in salita, sto ipotizzando. E magari poi faccio vedere effettivamente il programma di Johannes, che secondo me è simpatico, perché non gli dico più le distanze, gli dico fai 3 volte 2 giri dell'isolato, so che è più o meno 850 metri, 900, non si è mai capito quanto è lunga questo giro che fa, e ci arrangiamo un pochino così. Andrei a condividere lo schermo. E Maurizio, posso? Mi senti? Sì, io ti sento bene. Volevo solo segnalare questo. Nell'ultima settimana la piattaforma Zoom sembra non avere più la limitazione dei 40 minuti. Me l'hanno segnalato, abbiamo provato, in effetti a noi, però eravamo collegati in 16 per fare le sedute di allenamento, non si è fermata ai 40 minuti. Non so se... è casuale cosa? Non lo so. Possiamo provare però a... Io comunque l'altro link, se è, ve lo mando, tanto è sì, tutto grazie, gratis. Se ce lo mandi molto interessante anche, eh? Lo scrivi in chat. Cosa? Puoi scrivere in chat o poi... Sì, lo scrivo in chat, lo scrivo prima, volevo andare a cercare... Questo lo trovate sul sito della FIDA, sotto l'appendice di Atletica Viva. Ci sono un po' di video e via discorrendo. Gli stimoli sono fondamentalmente dare uno stimolo per la forza, perché alla fine la forza è quella che si riesce a fare meglio in casa, e soprattutto è assolutamente funzionale per la prestazione, è funzionale per la prevenzione dell'infortunio, e in questo periodo è anche funzionale per il mantenimento del peso forma, perché fondamentalmente se noi stimoliamo il tessuto muscolare aumentiamo il metabolismo basale e di conseguenza il consumo energetico a riposo è maggiore, si bruciano più chilocalorie e di conseguenza riusciamo a bilanciare anche il peso, visto che per il periodo non è una roba così da scontare, perché sto vedendo che stanno mangiando pressoché tutti, per cui ormai in televisione si vede solo o notizie sul coronavirus oppure sul cibo. Programmi sul cibo, per cui lo schemino di forza lo potete leggere, però io ho messo degli esempi e quello che vi pregherei è: non è assolutamente la legge o il Vangelo questa roba qui, anzi è molto superficiale, e ho utilizzato quelli che io e i miei ragazzi patroneggiano meglio. E tra le proposte ho messo il pistol squat, che sarebbe uno squat monopodalico, deadlift sono gli stacchi ma per i flessori, e i polpacci, e i polpacci col ginocchio piegato facendo il ponte, e in modo da lavorare più sul solio. Poi a livello bipotalico, tutti i tipi di squat, gli affondi sempre per la parte posteriore, Nordic Hamstring e via discorrendo. Questi qui hanno più un effetto, l'ho messo in progressione, dove si lavora un pochino più sulla forza generale, bestemmiando potremmo dire la massima, perché con un pistol squat comunque si fa un bel lavoro di forza. Per poi andare sulle esercitazioni più dinamiche, più anche a livello... esplosivo, per cui uno step up, uno squat jump, uno swing se i ragazzi magari hanno una piccola kettlebell. Poi da lì forza speciale specifica, bisogna un attimino, si possono fare tutte le andature. Anche qui facciamo molta attenzione, perché se i nostri ragazzi sono abituati a fare, ragiono in termini di tempo, un'ora di attività di andature, di attività di esercizi neuromuscolari a settimana, dico numeri a caso, è inutile piazzarne 6 in questo periodo, perché il rischio è che si faccia danno. Tra virgolette, consideriamo anche la cosa che se c'è anche un infortunio, qualche problemino, qui non c'è fisioterapista, cioè non si riesce neanche a intervenire in nessun tipo, per cui bisogna anche ragionare in tal senso. Da lì pensare a fare qualche salitina corta, delle scale, delle andature, se qualcuno è abile a fare un po' di rimbalzi, tutte queste cose qui.
però fondamentalmente non denaturiamo il programma, cioè è impensabile inserire degli esercizi di questo tipo qui nuovi dove non c'è assolutamente una supervisione. A livello metabolico, se possibile utilizzare Tepelulan, ciclette, tanto bene. Claudio ha specificato anche sulla ciclette degli spunti interessanti. Sicuramente a livello metabolico uno stimolo interessante può essere quello di utilizzare il circuito, perché il circuito si riesce a fare un po' tutto, dalla forza anche all'aspetto metabolico. E ho un video che poi vi farò vedere, che è già sulla piattaforma, dove c'è Rebecca che fa una serie di esercizi di forza alternata a dei salti con la cordicella, e si può vedere che il cuore comunque lavora in maniera importante. Ammetto che lì ho voluto vincere facile, perché comunque lei è abile a fare gli esercizi, è molto brava, è anche abbastanza dotata a livello neuromuscolare, per cui riesce a raggiungere delle buone intensità, ma è assolutamente deallenata, per cui il cuore sale subito anche facendo le scale, per cui però il senso c'è tutto. Cosa secondo me auspicabile e importante è che si riesca a avere un circuitino intorno casa, intorno all'isolato, dove si possa correre in sicurezza. In sicurezza intendo anche che non ti mandano carabinieri, non ti mandano polizia, che non ricevi sputi. Dico queste cose perché sono successe. Cioè, so di un atleta toscana abbastanza importante, che andando a correre in prossimità di casa un signore le ha sputato addosso, per cui siamo anche a questi livelli, perché fondamentalmente la gente è completamente spaventata, ignorante, possiamo utilizzare tutti gli aggettivi che vogliamo, però la situazione è così, poiché non la possiamo controllare noi, dobbiamo solo provare ad adattarci. E poi mantenere anche un po' di capacità brillanti, meccaniche, per cui se uscire fuori a casa e fare qualche allungo bello brillante sarebbe auspicabile. A livello neuromuscolare, la cordicella, allenatore di tutti i tipi, le scalette per fare lavori di rapidità, queste cose qui veramente, l'unico appunto che vi dico è cercate di utilizzare cose che sono comunque che padroneggiano i ragazzi o comunque sono simili. Non iniziamo a mettere, se non hanno mai fatto pliometria nella loro storia, non ha senso metterla ora, onestamente. Poi, dove si può effettivamente esagerare è sul conditioning, per cui tutta la parte del core training. A livello didattico potrei suggerirvi dallo statico al dinamico, per cui che cosa vuol dire fare un plank negli angoli giusti, dove si sta fermi, poi invece per cui in posizione abbastanza statica, da qui fare magari dei movimenti o con dorsiflessione di caviglia oppure salire e scendere con le braccia, tutte queste cose qui, delle torsioni, poi da lì stare 30 secondi e 2 minuti, insomma una progressività del carico abbastanza banale e facilmente intuibile. Poi da lì, se i ragazzi in casa hanno qualche pedana destabilizzante, poter fare anche sulla palla, sulla Swiss ball, fare anche dei plank utilizzando la pedana instabile. Però anche lì stiamo attenti, perché con l'utilizzo dei social, che sono un mezzo molto importante e potente, che possono venire a nostro vantaggio, hanno il rovescio della medaglia, perché poi per imitare quello che fa le meglio coreografie si punta a fare più la coreografia perdendo l'obiettivo dell'allenamento. Esercizi propriocettivi, qui solito discorso, iniziare da piano stabile a posizioni specifiche, poi piano stabile con posizioni specifiche di corsa dinamiche, per cui magari con oscillazione della gamba, poi piano instabile, sempre con posizioni specifiche ferme, piano instabile con una posizione specifica in dinamismo. Ma la vera propriocettività, se non abbiamo effettivamente delle pedane, possiamo utilizzare o un cuscino o qualche cosa, però la vera propriocettività, infatti l'ho messo nei punti 5 e 6, sono quelle che si fanno a occhi chiusi. E effettivamente l'ho messo nei punti 5 o 6 perché ho fatto una progressività di difficoltà,
E questa cosa qui è la vera proprio oggettività, a mio avviso, ed è effettivamente anche quella più complessa. Cioè, vi posso garantire che stare in equilibrio su una gamba, con una posizione specifica di corsa, magari per cui un po' proiettati sull'avampiede, a occhi chiusi ci si sta, ma non tantissimo, a meno che uno non sia molto abile. Potrebbe essere già anche questo uno stimolo. Poi mobilità articolare, in particolar modo le articolazioni che ci interessano di più, che sono il bacino, le anche, per cui posizione a ostacolista, tutti i vari scambi, tutte queste cose qui che suppongo sono ben abituati a fare, per cui qui possiamo veramente sbizzarrirci. Un occhio a rachide, ho messo i movimenti McKenzie, che sono quelli in estensione. Vi dico che in questo momento ci starei più attento, perché stando sempre a casa probabilmente i ragazzi stanno sempre in posture non proprio così idonee, per cui o molto seduti o sdraiati e via discorrendo. Fare il McKenzie più volte al giorno comunque garantisce un po' di, dà un po' di sollievo alla schiena. Poi con l'articolazione della spalla, oscillazione, circonduzione, tutte queste cose qui, e la caviglia. La caviglia è un altro distretto molto importante. Ci sono degli studi che affermano che una caviglia bloccata e una dismetria tra caviglia bloccata destra e sinistra possa essere predisponente a infortuni. Se effettivamente c'è una caviglia bloccata tra destra e sinistra in dorsiflessione e si misura con un test molto semplice che si chiama dorsiflexion lunge test, questo potrebbe essere veramente un momento per dare un obiettivo che non è un obiettivo prestativo, ma è un obiettivo di processo, di dire: ok, amico mio, ti devi allenare, sì, mantenere tutto, però a fine quarantena io voglio queste due caviglie che vi siano bilanciate. Poi allungamento catena cinetica posteriore, da qui possiamo veramente lavorare di fantasia. Io ho utilizzato la cosa più semplice, ho dato l'esempio più semplice del mondo, perché le cose semplici sono, ritengo, siano le migliori, per cui da posizione a squadra con le gambe distese a terra e per cui il busto aderente al muro, possiamo tirare sulle braccia e tutte queste cose qui, possiamo allargare le gambe, possiamo fare delle dorsiflessioni con le caviglie dei piedi in modo da rimanere bene. Quando facciamo tutti gli esercizi dove lavoriamo sulla catena cinetica, è importante, mi verrebbe da dire fondamentale, abbinare una buona respirazione diaframmatica. Questo perché aiuta a rilassare il corpo, e rilassandoci riusciamo effettivamente poi a lavorare meglio a livello di fasce e di catena cinetica. Da qui poi possiamo invertire, gambe distese, poi possiamo insomma fare tutte le varianti che ci interessano. Se poi qualcuno magari ha una panca fit o qualcosa del genere, allora lì proprio si può assolutamente sbizzarrire. Io da qui salvo, vi volevo far vedere magari dei video che le vado a ricercare, quello del fermo tutto. Allora, vedete o non vedete? Ancora no? No. Ok, aspetta, ora dovreste vederlo. Ora lo vedete, giusto? Sì, sì. Cioè, vedete nero? Sì, sì. Vado avanti. Allora, qui ho fatto vedere una sequenza di esercizi, praticamente cordicella, dove è fatta assolutamente in casa. Cioè, da qui ho messo tutti gli esercizi insieme. Questo è un elastico, che è l'elastico da Pilates, non so se ce l'ho qui dietro, è questa roba qui, che fondamentalmente serve per
lavorare un po' sui glutei, questa invece è una banda elastica più resistente e qua facciamo proprio degli esercizi di deadlift, per cui per lavorare in catena cinetica posteriore. E qui vediamo a livello laterale, la schiena deve rimanere ben dritta, si va in estensione spingendo verso il basso come se volessimo spostare il pavimento. Questo è uno step up, si può utilizzare le scale, fortunatamente avevamo uno step. Qui richiedo sempre una buona estensione, cioè l'atleta deve arrivare sullo step a ginocchio steso. Lo swing, questo è un esercizio bellissimo, se avete la possibilità di avere una kettlebell sarebbe tanta roba. E qui riusciamo a lavorare sempre con i flessori ma in maniera dinamica, per cui diventa anche un tipo di forza sì generale, ma il tipo di contrazione è comunque una contrazione un po' più specifica perché rispecchia il ciclo allungamento stiramento accorciamento stiramento. Questo sono dei plank, ho messo un libretto sopra per dare enfasi alla stabilità del core, cioè delle anche, perché delle volte si rimane solo appesi nel plank. Questo è uno skip normale e questo l'abbiamo messo tutto insieme, dove facevamo un esercizio di forza alternata alla funicella. Tutto di fila, qui ovviamente ho messo la massima intensità, all'atleta le avevo chiesto la massima intensità, prima vedevate Rebecca che comunque faceva l'esecuzione in maniera abbastanza pulita, proprio perché doveva essere dimostrativo dell'esecuzione tecnica corretta, invece qua gli chiedevo effettivamente di una maggior frequenza dell'esecuzione. Ando un pochino avanti, comunque tutta questa roba qui. Cordicella, alla fine veniamo a un circuito di su 7 minuti, una roba del genere, e questo è il, ne ha fatti due, questo è il cuore, cioè arrivata sui 190, lei è una che di cuore sale, però è arrivata sui 190 battiti, per intendersi. Ovvio, non potete sostituire tutto con questo, però questo già alla fine, se uno fa altri circuiti così, diciamo la giornata l'abbiamo portata a casa. Un'altra cosa che vi voglio far vedere è questo. Allora, apri con. Ancora non lo vedete. Questo è Ayob, che lui è molto abile nel fare degli esercizi di respirazione e praticamente abbiamo montato questo video per Atletica Viva e vi fa vedere un po' di esercizi. Secondo me gli esercizi respiratori in questa fase qui sono molto utili per più motivi. Allora, in questa fase qui perché la respirazione framaica tende a rilassarci, per cui abbassare anche i livelli di stress. E in situazioni normali comunque avere una respirazione più efficace migliora anche gli scambi gassosi. E inoltre c'è da considerare questa cosa, è dimostrato scientificamente che la dispnea, per cui il fiatone, è direttamente proporzionale alla percezione di fatica. È dimostrato ulteriormente che la percezione di fatica è quella che effettivamente limita lo sforzo, per cui se hai una percezione di fatica più bassa, minore, lo sforzo perdura di più, per cui la fatica la sentiamo a livello centrale e non periferica. E il training respiratorio è una cosa che effettivamente sta avvenendo ora, ma dovremmo iniziarci a rifletterci seriamente. Mando il video, mi levo le cuffie, se no mi assordo. Non sentiamo la voce, ma non si sente. Non la sentite voi? No, la voce non la sentiamo. Allora ve lo commento io. La respirazione diaframmatica. Io pensavo, io invece la sentivo, mi stava assordando. Qui fa una respirazione diaframmatica, trattiene l'aria per 10 secondi, gonfiando la pancia. Si può fare
Adesso lui era steso con le braccia giù perché per esigenze, diciamo, televisive si riusciva a notare si riesce a notare meglio cosa si deve gonfiare nel corpo. L'importante, il cursore lo vedete? Come è andato via tutto? Sì, sì. Vai. Il cursore del mouse lo vedete, giusto? Sì, 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 sì. Fermate? Ah, sì? Sì, sì, vai, vai. Sì. Ok. E la pancia si deve gonfiare a questo livello qui, non si deve gonfiare assolutamente il torace, per cui potrebbe essere utile mettersi una mano qui e una qua sotto, per intendersi, in modo da sentire che questa mano sta ferma e quest'altra si gonfia, trattenere l'aria e buttare fuori. Questo è mandato velocizzato, però si riesce a vedere effettivamente. Questo è il secondo esercizio in cui dove facciamo la prima respirazione diaframmatica, poi portiamo l'aria su e poi la ributtiamo fuori. Per cui vediamo questa pancia, questo addome che sale e scende, sale e scende. E butta fuori, che fa su giù e butta fuori, su giù, butta fuori, e poi qui vabbè si allena facendo il tapirulan. Però questa è una cosa molto carina, tra virgolette, di un atleta che appena ha corso il record italiano in maratona, levata a un certo Baldini, per cui assolutamente stimolante.